Ali che vanno praticamente tutti a rete sotto un vero e proprio diluvio. Prima fila completa. Macchina che va per accelerare. Problemi per Novarica. Stacco della macchina. Forse anche un filo in ritardo con all'interno il tentativo di Magis Club di contenere Mondial Gar. Magis Club che rientra a Mondial Gar, che rimane per il momento lì. Poi più indietro c'è Nensisco, allora si ritrae Enrico Bellei con Mondial Gar e si va a mettere in seconda posizione, perché Magis Club ha deciso di correre probabilmente davanti. 400 in 27.9 con Magix al comando, che ora rallenta. Mondial Gar che è lì, poi Nensisco a precedere numero 3 di Nicolas Cage. Quindi ancora Maren e Fanse e la rimessa Novarica. 43.9 in rallentamento, 16 di Paletto per Magix Club, che ora ovviamente cerca di amministrare il cronometro per portarlo dalla sua parte. Mondial Gar che è lì e lo insegue al paletto di metà gara in 1 minuto e 3 decimi, ancora un 16 di frazione. Adesso ha spostato Nicolas Cage dalla corda e quindi stana Mondial Gar, che deve andare per linee esterne. Si può così infilare di dentro Nensisco il chilometro in 1:14.5. C'è stata accelerazione, adesso Mondial Gar che va all'attacco di Magix Club, poi ancora Nensisco e Nicolas Cage, più indietro Maren e Fanse. Tre quarti miglio in 1:28.2, c'è un 13.7 di frazione per questi 200 metri con Mondial Gar che attacca il cavallo all'interno, mentre rimane più indietro Nensisco. Si va al completamento della piegata con all'interno numero 2 di Magic Club, all'interno Mondial Gar, all'esterno di tutti Nensisco. Mondial Gar che attacca e passa, c'è Nensisco all'esterno, poi rientra anche Magic Club nel finale, tre in linea sul traguardo con Mondial Gar, che riesce a ottenere il successo con Magic Scrub, che per un attimo era anche rientrato, e poi il tentativo anche all'esterno. Andiamo a rivedere le immagini con l'ultima curva che vede uno fianco all'altro, il Magic Scrub e Mondial Gar. Intanto 1:57.3 il tempo ufficioso, i due entrano in diritto ad arrivo con Mondial Gar che si allarga un pochino per andare a fare l'arrivo nei confronti di Magic Club. Qui sembra passare, ma Magic Club ha un sussulto e rientra all'esterno. Si fa vedere Nensisco nel finale. Mondial Gar ha un guizzo e mette la testa davanti nei confronti di Magic Club e Nensisco. 1:57.3, 1:13.3 il tempo al chilometro, che con questa pista non è cosa da poco. 1:79 il successo per Mondial Gar.